In primo piano in questa puntata di Rosso Rubino lo spettacolo è andato in scena presso l'Hotel Laurus a Firenze in favore dell'associazione Artemisia. L'evento, organizzato dal Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico e dal Rotaract Firenze Bisenzio, ha consentito di donare all'associazione fiorentina circa 4.500 euro. Un coro natalizio che ha unito due generazioni è stato al centro dello spettacolo Natale senza decoro, organizzato dal Rotaract Firenze Bisenzio e dal Rotary Club Lorenzo il Magnifico. Carolina, Giovanni, Concetta, Pietro, Irene, Giovanna, Virginia. Quindi bene, insomma, anche questa collaborazione tra persone, diciamo diversamente giovani e ragazzi comunque under 30 è stata molto stimolante. Poi io ho cercato di creare varie situazioni in modo tale che non risulti, con tutto rispetto, una messa natalizia, ma uno show appunto un po' più dinamico. E la sfida è stata appunto trovare anche canzoni e situazioni che potessero andare bene per persone over 50 e per ragazzi un po' più giovani. Gli incontri di preparazione e le prove tra i novelli coristi hanno avuto inizio già questa estate, in un clima di assoluta spensieratezza. Ci sono stati dei momenti particolari perché dove andavamo a provare, naturalmente non c'era il pianoforte o dovevamo reinventarci in qualche modo. Una volta abbiamo trovato addirittura una pianola che sembrava quasi un organetto e è stato molto esilarante, sinceramente, in quel momento. Il risultato è stato uno spettacolo simpatico e piacevole, alietato da momenti di fresca comicità. Diciamo, questo esperimento, diciamo, è un numero zero, ma che potrebbe diventare un numero uno. Diciamo, speriamo che i giovani non ci facciano fare brutta figura, perché noi senz'altro noi saremo bravi. Siamo orgogliosi dei giovani. Oggi un giorno fantastico. Una serata in allegria che riscopre la vera ed autentica essenza del Natale, il dono. Vogliamo devolvere tutto il ricavato ad Artemisia, che è un centro antiviolenza, il quale garantisce l'assistenza a donne e bambini che hanno subito violenza, per l'appunto. Oh, guarda che c'è, il grande dottor Roberti, come va? Facciamo un applauso! È un coro natalizio, è in un momento molto bello che è quello del Natale, per partecipare e far vedere che siamo vicini a persone che hanno subito violenze oppure che tuttora sono in situazioni di criticità. L'associazione Artemisia, attiva a Firenze già dagli anni 90, è punto di riferimento per tutte le donne e i bambini vittime di violenza. Nel concreto noi abbiamo un centralino che è sempre aperto e che riceve eventuali richieste d'aiuto e individuano il percorso da fare. In qualche caso c'è bisogno di assistenza immediata, abbiamo due case rifugio a indirizzo assolutamente sconosciuto tranne dalle operatrici delle case, e le ricoveriamo loro con eventualmente i loro bambini nella casa rifugio, e lì dobbiamo poi fornirgli tutto, dal cibo ai vestiti all'aiuto per i bambini. E ovviamente hanno perso il lavoro se ce l'avevano, quindi poi si tratta di fare interventi psicoterapeutici per superare la fase di crisi personale. E poi trovare lavoro, dargli da mangiare, dargli vestiti, trovargli una nuova casa, assisterle legalmente. Carta canta, nasce il club dei ristoranti Amici del Gallo Nero. Il progetto è stato presentato presso il ristorante Golden View a Firenze. Il vino Chianti Classico, lo sappiamo, è buono soprattutto a tavola, ed è proprio nel regno della gastronomia che il Gallo Nero fa community. Nasce il club dei migliori ristoranti che fanno del Rosso di Toscana il loro primo ambasciatore. Sono vini nati per essere abbinati a un piatto, a un cibo, e vanno bevuti assolutamente mentre si sta
godendo di un piatto. Si parte con i primi 300 ristoranti distribuiti tra Firenze e Siena, un canale diretto e costante con chi lavora nel mondo della ristorazione. Il consorzio del Chianti Classico, oggi più che mai, è impegnato nel posizionamento sempre più alto dei suoi vini. Un prodotto d'eccellenza può provenire solo da un territorio che sia di eccellenza. Il Chianti Classico ha solo il 10% investito a vigneto. Questo vuol dire che noi garantiamo una biodiversità non solo per gli occhi, ma anche per appunto gli elementi che da vegetali, animali e sociali che animano questo territorio. La nuova comunità è aperta a coloro che si sentono o vogliono diventare amici del Chianti Classico. Favole per Irene è un libro di racconti illustrate da Filippo, giovane rientrante nello spettro autistico. Tutto ricavato delle vendite sarà devoluto all'associazione Sindromi Autistiche. Il castello della strega Bugerona. Il castello della strega Bugerona. Una giornata al mare. Così Cecilia desiderava festeggiare il suo compleanno. Lui è Filippo, uno dei due autori del coloratissimo libro Favole per Irene, sei racconti fantastici dedicati da Enrico Zoi alla figlia. Cioè non so se c'è un personaggio che potrei essere io, però una volta, mentre uno le ascolta, si immedesima nel personaggio e cioè sente le stesse cose che sente il personaggio, quindi un po' al contrario forse. Possono essere favole della buonanotte perché, a differenza delle favole tradizionali, non sono racconti dell'orrore, come invece sono Cappuccetto Rosso e simili. Se uno ha voglia di sognare, sono poi storie, devo dire, abbastanza poetiche e interessanti anche per gli adulti. Il ricavato delle vendite del libro andrà a favore dell'associazione Sindrome Autistiche, con sede a Sesto Fiorentino. Aiuti anche così le persone, la gente, la comunità a rendersi conto di questo aspetto, di questa neurodiversità, così viene individuata, perché poi uno, una volta che ha familiarizzato, si rende conto che avere a che fare con i ragazzi autistici può essere un arricchimento, come per esempio è stato l'arricchimento dei disegni che ha fatto Filippo per le favole che io ho scritto per Irene. Insomma, ha dato a questi racconti una verve, una fantasia, un indirizzo tutto suo, nuovo, ma molto, molto bello. Il ragazzo che ha illustrato il libro insieme a suo padre è un portatore di cultura, perché utilizza le immagini per esprimere non solo ciò che ha dentro, ma anche la sua appartenenza a una comunità. Diciotto mesi di invecchiamento e 3 anni di affinamento in bottiglia per un vino profumatissimo e di grande struttura. Andiamo a conoscerlo. Il nome Luenzo è un connubio tra il mio nome, Luisa, e il nome di mio padre, Vincenzo. È un vino dedicato alla famiglia. Il Luenzo è la nostra migliore espressione delle nostre uve sangiovese. Esattamente, si compone del 90% di uve sangiovese e 10% di colorino. L'annata che è in degustazione oggi qui a Firenze è la 2011, che ha fatto esattamente circa 18 mesi di invecchiamento in barrique e 3 anni e mezzo di affinamento in bottiglia. Il Luenzo è sicuramente un vino di grande struttura, di grande corpo, che richiede abbinamenti tipici della nostra cucina toscana, quindi a base di carni rosse, fiorentina, ad esempio una bistecca alla fiorentina, ma anche della cacciagione, un cinghiale è un ottimo abbinamento. Questa puntata di Rosso Rubino per oggi termina qui. Tutti i video sono sempre consultabili sul sito rossorubino.tv. Per gli amici di Teleiride, appuntamento al prossimo viaggio!